Oggi è una giornata, quindi decisamente importante, una tappa importante di questa iniziativa intrapresa dalla Regione sin dal 2012. Il Comune di Tortolì ha subito interpretato questa esigenza e si è dotato di strumenti di pianificazione adeguati quindi al risparmio energetico e praticamente siamo in linea con le disposizioni europee e quindi regionali della programmazione. È molto importante perché tutti ormai abbiamo la consapevolezza che senza una riorganizzazione delle energie, quindi senza attingere alle energie rinnovabili, e quindi la collettività non può più in qualche modo andare avanti. Occorre quindi riorganizzarsi attraverso praticamente queste iniziative. Sono rivolte prevalentemente ai giovani, c'è un approccio corretto che è quello praticamente di avvicinarsi a queste nuove intraprese energetiche anche attraverso il gioco, attraverso la sperimentazione pratica, e quindi è giusta la linea che si è intrapresa. Ripeto, il Comune di Tortolì insieme ad altri comuni della Ogliastra, Villa Grande, Arzana, Elini e Lanusei si è dotato quindi di un piano, di un PAES, di una programmazione di azione di energia sostenibile, adottata, sperimentata prima nella collettività insieme a delle imprese, degli imprenditori, gli stessi uffici pubblici in gran parte si stanno adeguando a questa normativa, quindi stiamo adottando azioni concrete per il risparmio energetico e c'è sicuramente un miglioramento. Questo è necessario anche per chi vuole fare impresa, perché chiaramente diventa anche una scriminante di scelta nel caso in cui si ha un prodotto che viene proposto al mercato anche attraverso appunto dei metodi di produzione a risparmio energetico. Siamo in linea, ringraziamo sicuramente la Regione Energie, quindi l'Energia in Circolo di oggi per l'iniziativa.